Davvero tragico l'alluvione che ha colpito Messina. Alla fine, lo ricorderete, ci sono state 37 vittime. E allora abbiamo intervistato Ezechiella Carboni, centrocampista del Catania, che ci ha raccontato la sua esperienza. Con questo ci salutiamo e ci ritroviamo per la prossima edizione. Veramente un giorno, una notte incredibile, no? Io mi è toccato stare là, ho vissuto tutto e veramente non voglio neanche ricordare. Sì, un pensiero alla gente che ha perso casa, che ha perso la vita, però veramente è stato, penso che uno dei giorni più brutti di tutta la mia vita, no? Perché a un certo punto pensavo neanche poteva tornare a casa. Pioveva tanto, tanto e il fango aveva passato pure l'autostrada e arrivato alla stradale, quella lì che era una strada piccola, che era, non so, 500 macchine una dietro l'altra. Io ho avuto la fortuna e anche uno sempre deve ringraziare, perché io a un certo punto dove la macchina si muoveva per il vento, per la pioggia, per tutto, io ho avuto di rientrare, no? Ritornare, fare 150 metri, perché io mi ricordavo che avevo visto un rifornimento a mia sinistra. Ho ritornato lì al rifornimento, sono stato tutta la notte là, fino all'indomani. Quando indietro non si torna, quando l'hai capito che la vita non è giusta come la vorresti te. Io che avevo chiamato subito mia moglie pensando che si metteva di piovere e tornava a casa, però come passava il tempo, passava le ore, sicuramente che lì anche mio figlio, che no, mia moglie non le voleva dire niente, erano tanto tanto preoccupato. Dopo ho cominciato a vedere le immagini in TV. Verso le 3-4 di mattina, perché già si vedeva, già si parlava di quello. Io ero lì, in pieno centro, lì a Champilly, dove era successo praticamente il danno più grande. Fio rimaneva lì, pure io ero coperto dal fango. L'indomani verso le 1 mi hanno venuto a prendere, mi hanno portato a casa, la squadra è partita in ritiro, io no. E sì, sicuramente ho visto tutti il giornale, tutti, e ancora era più peggio di quello che io pensavo, no? Perché dopo avere le immagini del giornale, come era tutto distrutto, ancora peggio. La gente che ha perso la casa, che ha perso la vita, gente che è rimasto praticamente senza niente. Quindi a pensare solo in loro, deve andare avanti come se puoi e continuare a vivere, no? Sopra il giorno di dolore che uno ha tururu, 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 tururu.